Covid al San Pio, 14 dimissioni ed un decesso, sono 70 i positivi ricoverati. Maxi aumento della portata idrica a Benevento e nel Sannio. Stop all'erogazione martedì 11 maggio. Sindaco Mastella, Benevento è la prima città che utilizzerà in maniera massiccia i percettori del reddito di cittadinanza. Calcio, sconcerti a Brexport. Il Benevento deve ritrovare identità, non è un problema di tattica. Sono 1.447 i nuovi casi di coronavirus emersi in Campania dall'analisi di circa 21.000 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale degli esaminati è pari al 6,6%. Dei nuovi positivi, 417 sono risultati sintomatici. Nel bollettino diffuso dall'unità di crisi della regione sono inseriti anche 38 nuovi decessi delle ultime 48 ore. I guariti sono invece 2.393. Sono 67 i nuovi positivi nel Sannio su 1.014 tamponi processati nelle ultime 24 ore dall'ASL Sannita. 11 sono sintomatici, 56 asintomatici, 137 i guariti. L'azienda ospedaliera San Pio ha processato nelle ultime 24 ore 343 tamponi, dei quali 75 risultati positivi, tra nuovi casi e conferme di positività. 14 i pazienti guariti dal Covid-19 dimessi dall'azienda ospedaliera San Pio, dove attualmente sono 70 i positivi ricoverati, 65 sanniti e 5 di altre province. Dei 14 dimessi, 13 sono residenti in provincia di Benevento e uno di altra provincia. Al tempo stesso si registra il decesso di un 76enne di Caserta. I pazienti positivi al Covid-19 deceduti ammontano a 311 su complessivi 1.240 trattati. Sono circa 50.000 le somministrazioni di vaccino anti-Covid-19 effettuate nelle ultime 24 ore in Campania. Sono complessivamente 1.891.000 le somministrazioni di vaccino in regione, 50.000 circa in più rispetto al dato rilevato alla stessa ora del giorno di martedì. Nella giornata di martedì 11 maggio, stop all'erogazione idrica in 14 comuni del Sannio: Benevento, Frasso Telesino, Mellizzano, Ponte, Castelvenere, San Salvatore Telesino, Amorosi, Solopaca, Telese Terme, Dugenta, Puglianello, Gioia Sannitica, Torrecuso e Faicchio. Tecnici e operai saranno al lavoro per realizzare uno storico maxi aumento della portata idrica dalla condotta del Torano Biferno verso Benevento. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in una dichiarazione ha evidenziato che siamo la prima città d'Italia che utilizzerà in maniera massiccia i percettori del reddito di cittadinanza, 157, che lavoreranno nelle varie strutture comunali. Dalla cultura ai rifiuti, dai servizi demografici a quelli sociali, a Roma e a Napoli ne utilizzano 34, Torino, Palermo, Firenze, Venezia nessuno. Nonostante la burocrazia allontani le disponibilità, siamo riusciti dove altri non si sono impegnati, recuperando a dignità civica quanti tra i percettori del reddito vogliono essere partecipi in solidarietà con la propria comunità. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato Giovanni Conzo procuratore aggiunto di Roma. Il plenum ha approvato a maggioranza con 2 astensioni la delibera della quinta commissione che ha proposto Conzo, attualmente aggiunto a Benevento e primo sostituto a Santa Maria Capua Vetere e Napoli, come unico candidato per l'incarico. L'Università Giustino Fortunato promuove un incontro con le autorità e la stampa in occasione del 15° anniversario dalla fondazione con cui è stato istituito l'Ateneo Telematico. In 15 anni di attività l'Università Giustino Fortunato ha ampliato i suoi orizzonti, ha dichiarato il magnifico rettore Giuseppe Acocella, dimostrandosi comunità di ricerca e di didattica vitale e confermando anche nel periodo della pandemia che la telematica è un ausilio prezioso e indispensabile per l'Università del futuro. Il commissario provinciale della Lega Sannita, Valentino Grant, ha nominato segretario cittadino del partito di Salvini a Benevento, Pasquale Fiore. A Silvio Falato la delega agli enti locali. Giuliana Ciccopiedi sarà responsabile dei supporti con le associazioni e le sigle economiche. Giulia Ocone sarà vice coordinatore della Lega nel Sannio, mentre Maria Ocone è stata indicata come nuova portavoce del partito.
Fratelli d'Italia Sannio annuncia una protesta per dire no al coprifuoco imposto nuovamente dal governo alle 22. L'iniziativa, a cui prenderà parte anche il senatore Antonio Iannone, si terrà nel rispetto delle regole anti-Covid nei pressi del Palazzo del Governo a Benevento sabato 8 maggio alle ore 18. Il direttore Mario Sconcerti, opinionista del Corriere della Sera, già direttore del Secolo XIX e del Corriere dello Sport, è stato ospite della trasmissione Break Sport, in onda da ben 32 anni nel palinsesto di TV7. Sconcerti, intervistato da Alfredo Salzano, ha parlato del finale incandescente di stagione che attende il Benevento di Pippo Inzaghi. Obiettivo: ritrovare l'identità smarrita dai giallorossi da febbraio ad oggi e battere il Cagliari al Vigorito. Conta la condizione degli uomini, conta la qualità degli uomini. Secondo me è successo veramente qualcosa di importante nel Benevento, perché non si spiegano i 22 punti dell'andata e i 9, mi sembra 10, raccolti nel ritorno. Non si possono spiegare. Se voi per caso commettete la suggestione di spiegarveli con il 3-5-2 con la difesa 4, significa abbastanza arrampicarsi sulle stelle. Qui è successo un qualcosa di profondo a livello mentale, oltre che atletico, ma la gamba va dove la porta la mente. Qui c'è stata una squadra che probabilmente, io non ho nessuna pretesa, però conosco bene il Benevento, conosco abbastanza bene il Benevento. Intanto, per esempio, ma l'avrete già considerata, l'assenza di Letizia, che è un'assenza fondamentale e che fa schema, quella di la posizione di Letizia, sì, ma posso essere d'accordo sulla impreparazione di Inzaghi alla Serie A, perché comunque l'ha già fatta, è un po' una psicologia azzardata a pensare che uno che ha solo fatto la Serie A nella sua carriera, non di allenatore ma di giocatore, però comunque ci sta. Però quello che non c'è più nel Benevento da una quindicina di partite è l'identità di gioco. Cioè, tu giocavi contro il Benevento, poteva non essere la squadra che Benevento pensava dovesse essere, però vedevi una squadra, vedevi un'identità chiara. Cioè, sapeva cos'era e sapevi che dovevi fare molta fatica per venirne a capo. Nel girone di ritorno è stata la cosa opposta completamente. Io andrei a cercarla lì. Non è una questione tattica. Anche se la Padula non ha più segnato o non è più stato quello che era, se Gai che si è fermato, se Caprari, che secondo me è un giocatore che può stare nei 16-17 di una grande squadra, ma per una ragione o per l'altra i campionati passano e lui non si afferma mai come dovrebbe. Ecco, io andrei a cercare più queste cose, ma per esempio il Benevento ha un'identità più certa della Fiorentina, ha un'identità più sicura di quella che aveva il Torino prima di un mercato dove ha preso Mandragora, che è un centrocampista di eccellenza, e prima di prendere Sanabria. Aveva un'identità stabilmente superiore a quella dello Spezia. Possibile che mettere 3 difensori invece che 4 in linea cambi tutto questo? Non credo, anche perché quando schieri 3 giocatori, 3 difensori, hai un quarto, uno dei due esterni, dei due quinti, che fanno i terzini comunque. Ho l'impressione che sia successo qualcosa dentro la squadra.
Novità in arrivo per la Coppa Italia. Nel corso del Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio e che ha deciso anche le date del prossimo campionato, infatti, è stato varato anche un nuovo format del torneo. Parteciperanno solo 40 squadre, con inizio fissato per il prossimo 15 agosto, data in cui scenderanno in campo subito 12 squadre di A. Una nuova formula che ha l'obiettivo di valorizzare il torneo e creare da subito sfide che siano appetibili per le televisioni. Inoltre la Serie A chiederà alla FIGC di modificare il format del campionato Primavera 1 Team, salendo a 18 squadre dalle attuali 16. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.